Friuli Venezia Giulia è stato, diciamo, la tessitura è stata fiorente soprattutto durante la prima metà del Settecento, grazie a Linussio, che diciamo, ha fatto sì che l'attività tessile prendesse piede e da quella volta, diciamo, soprattutto nella zona della Carnia, la tessitura si è sviluppata notevolmente. Si utilizzano dei telai manuali come quello che sto usando io. Io sto lavorando su un telaio a quattro lici, a pedali, è completamente manuale. Sto tessendo un tappeto di fettucce, passando la spola sull'ordito che precedentemente è stato montato sul telaio. Quindi che cosa diciamo, è necessario per poter tessere? Bisogna montare innanzitutto un ordito e questo viene fatto generalmente al di fuori del telaio, tranne in alcuni casi che sono in alcuni casi e per alcuni telai che hanno l'orditoio incorporato. Una volta che l'ordito è stato montato al di fuori del telaio, viene montato sul telaio, avvolto nel subbio posteriore e poi successivamente i fili dell'ordito vengono passati nelle maglie dei lici. I lici sono questi e mi consentono di alzare i fili gli uni rispetto agli altri, creando l'apertura necessaria per poter passare poi la trama con la spola, come sto facendo, trama che successivamente viene battuta con il quindi cambio l'apertura, cioè mentre prima erano alzati i fili dispari, cambiando l'apertura alzo i fili pari e blocco la trama.